Ciao a tutti, stiamo montando io e il mio amico Eugenio nel mio garage i faretti e il caricabatterie. Adesso lui non c'è perché è andato a mangiare, infatti è tutto il giorno che siamo qui che stiamo lavorando. Non abbiamo neanche filmato durante tutte le fasi di montaggio perché i tempi erano strettissimi, ma comunque adesso vi spiego velocemente quello che abbiamo fatto. Come prima cosa volevamo recuperare il tasto originale per i nuovi faretti, ma abbiamo capito che era una cosa troppo complicata, quindi abbiamo optato per usare il tasto fornito in dotazione con i faretti Interphone, e quindi abbiamo fatto un impianto separato, indipendente diciamo. Ci sono i collegamenti a batteria, c'è il relè come avete visto già nel video unboxing. Purtroppo i cavi erano troppo corti, quindi abbiamo dovuto tagliare e allungarli per arrivare fino sotto. Eccoli qua, questi sono i cavi modificati, poi vanno fin su e siamo arrivati fino a qua. Ovviamente stessa cosa anche per il dispositivo di carica del telefono, quello funziona con un tasto dietro che si accende, eccolo qua. Adesso vi faccio vedere. Adesso i faretti devo ancora montarli, andranno montati sotto a quelli originali, quindi probabilmente li metto qua, così vedremo anche la differenza. Mentre per quanto riguarda il caricabatterie possiamo vedere che la luce LED si accende, quindi sicuramente funziona. Bene, finisco di montare tutto il resto, le carene, il paramotore, e ci sentiamo dopo. Eccoci qua, abbiamo finito di montare, intanto saluta gli amici. Buonasera. Abbiamo finito di montare anche i faretti. Bene, ringraziamo Eugenio per l'aiuto, anzi diciamo che ha fatto tutto lui. No, quindi. A metà abbiamo fatto. Eccoci qua, ora vi mostro come funziona il caricabatterie Interphone wireless. Basta solo inserire il telefono nella slitta, si accende con il tastino dietro e voilà, il telefono in carica. Poi si avvita questa ghiera, si sposta un po' così. Ok, il telefono non esce, lo puoi girare in qualsiasi verso ma il telefono non esce. Ovviamente volendo si può anche optare per la gommina di sicurezza che si mette negli angoli, l'altra eccola qua, anche sotto così, un'altra eccola qua, track. Ma in ogni caso il telefono non esce dalla slitta, quindi brava Interphone, proprio un bel accessorio. Così mi sono risolto parecchi problemi, sia di avere le prese USB, infatti quella che si attacca qui ogni tanto si staccava, si rompe, e anche la durata del telefono. Top. Ora vi mostro invece i faretti, qui il pulsante illuminato. Eccoli qua, sono faretti di profondità a differenza dei Turatec che sono faretti fendinebbia, quindi fanno un fascio molto aperto, diciamo a ventaglio. Questi hanno una gittata molto molto lunga, da quello che ho visto ieri sera penso un centinaio di metri, quindi ora devo solo regolare l'altezza del fascio e abbinandoli ai faretti Turatec e ai fanali a LED diciamo che si vede a giorno. Mi scuso ancora se non ho mostrato bene le fasi di montaggio, ma come ho già detto i tempi erano strettissimi. Faccio un veloce recap. Praticamente sia il caricabatterie che i faretti
sono alimentati direttamente con la batteria della moto. Ci sono dei morsetti che vanno nella batteria sottosella. Purtroppo in entrambi i casi i cavi sono troppo corti, quindi abbiamo dovuto modificare, allungare i cavi. E questo è, sì, diciamo che è l'unico difetto di questi due accessori, che hanno i cavi troppo corti. Come dicevo, appunto, abbiamo dovuto allungare i cavi e poi i cavi li abbiamo fatti passare sotto tutta la carenatura, quindi abbiamo smontato completamente le plastiche nere, il coppio serbatoio, il tappo serbatoio, il paramotore, perché senza togliere il paramotore non escono i fianchetti. Abbiamo quindi praticamente tutta la parte centrale della carrozzeria della moto, abbiamo dovuto toglierla. In seguito abbiamo tirato i cavi, eccoli qua, infascettati, nastrati con il nastro dell'elettricista, quindi il lavoro fatto ad hoc. E siamo scesi da qui di fianco al radiatore. I cavi sono ben nascosti, devo un po' sistemare quelli di originali, perché in principio volevamo usare il pulsante originale Ducati, ma ci siamo accorti che ha un, non so, ci sono dei contatti un po' strani, non riuscivamo a venirne a capo, quindi abbiamo optato per usare il pulsante fornito da Interphone. È stato un lavoro molto lungo, perché anche per capire tutto quanto, come smontare, come attaccare, e anche per quello non ho filmato molto. Adesso vi mostro tutto quanto insieme, quindi Interphone Duratec anabaglianti. È una figata, è una figata così. E ora si continua il viaggio. Ma è stupenda sta strada, madonna, qua dovrebbero farci i rally, troppo bella. Un po' sporca però. Guarda che tornantini, madonna che belli. Bellissimo. Allora, sono tornato a casa, adesso proviamo i faretti. Davanti a me c'è un campo e le case saranno a 200 metri almeno. Iniziamo con i faretti Interphone. Si vedono quasi le case. Passiamo poi ai Duratec. Come notate, sono completamente diversi. I Duratec hanno un raggio a ventaglio, gli Interphone sono di profondità. Ora scendiamo anche gli anabaglianti della moto e ora passiamo agli abbaglianti. Come potete vedere, cioè, l'illuminazione è pazzesca. Ora proviamo a spegnere gli Interphone e i Duratec. Accendiamo solo gli Interphone con gli abbaglianti. Come potete notare, la distanza è maggiore. Bene, detto questo vi saluto con questa immagine molto buia. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un commento, mettete mi piace e inoltre attivate la campanella per stare sempre aggiornati, che prossimamente pubblicherò video recensione e montaggio anche dell'Interphone. Ci vediamo alla prossima, ciao!